Francesco Michelotti. Grazie, solo pochi minuti per ringraziare i congressisti e per mettere l'accento su alcune frasi e su alcuni temi che il Presidente Giorgia Meloni questa mattina ha toccato nel suo intervento e che ho particolarmente apprezzato. Noi, io personalmente, che facciamo parte di quella generazione Atreju che tante volte abbiamo ricordato anche da questo palco, ho finalmente, vuol dire, potuto anche nel nostro territorio, anche in Toscana, anche a Siena, portare quell'attenzione che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno dimostrato di avere a livello nazionale. Mi sto riferendo, cara Giorgia, a quel passaggio non trascurabile che stamattina hai fatto a proposito delle banche. Noi veniamo da un territorio che purtroppo è stato, da quel punto di vista, andato alla ribalta, agli onori della cronaca, perché il Partito Democratico si è reso protagonista di quello che tutti sapete, di quella che noi abbiamo giudicato un'atrocità. Ecco, l'intervento di Giorgia è un intervento che annuncia una cosa, ripeto, non trascurabile, una commissione d'inchiesta che noi faremo quando andremo al governo e che non sarà quel contentino che il Partito Democratico a fine legislatura ha voluto dare soltanto per pulirsi la coscienza. Noi la dovremo fare e la faremo per accertare la verità, perché essere patrioti, rispondere a quell'appello, significa anche e soprattutto andare alla ricerca della verità, farla emergere e farla conoscere. Perché quello che è più importante è che tutti sappiano in Italia di chi sono le responsabilità politiche di quello che è avvenuto in Toscana, di quello che è avvenuto a Siena, di quello che è avvenuto a Arezzo e di quello che è avvenuto da altre parti. Io credo che sia un segnale importante quello che ha dato Giorgia Meloni questa mattina e credo soprattutto che il PD e il governo in generale, invece di fare commissioni d'inchiesta e provare a pulirsi la coscienza, debba soltanto chiedere scusa e basta, perché non ci sono strumenti, non ci sono parole, non ci sono iniziative per provare a cancellare o a pulirsi rispetto a quello che è stato fatto. E devo dire che anche in città abbiamo riscontrato nel territorio un apprezzamento particolare per la presenza fisica che Giorgia hai voluto dare anche all'interno della Commissione. Il fatto che tu sia andata fisicamente, che tu sia stata presente a quei lavori è stato apprezzato, non è passato sotto silenzio, perché la gente ora è molto molto più attenta, molto più sensibile a quelle tematiche. E quindi anche noi dovremo, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, portare l'attenzione su questo. Su questo significa essere patrioti e rispondere a quell'appello. Significa intercettare, a nostro avviso, segmenti di quella popolazione che è stata toccata nel profondo, a livello collettivo ma anche a livello singolo, e che ha purtroppo subito vessazioni e umiliazioni. Noi veniamo da un territorio che è stato umiliato, che è stato vessato, che è stato mal gestito dal Partito Democratico, che ha controllato tutto, ogni singolo ganglo della società. La migliore risposta a questo è l'onestà, è l'umiltà, è rispondere a quell'appello che Giorgia Meloni stamani dal palco ha fatto, e l'ha fatto in nome di valori di riferimento che da sempre noi difendiamo e che da sempre portiamo avanti. Volevo citare soltanto, a proposito di temi e di risposta all'appello dei patrioti, anche la vicenda di cui parlavo prima con alcuni amici del Forteto, e ringrazio Giovanni Donzelli di essersi fatto promotore come presidente del gruppo in Consiglio regionale Toscana, di aver sollevato la questione, che anche questa è andata alla ribalta della cronaca nazionale per quelle terribili atrocità che venivano commesse all'interno del Forteto e di cui Giorgia Meloni, in un intervento che ha fatto alla Camera e di cui vi invito a vederlo su YouTube, lo potete trovare su internet, ha spiegato benissimo alla Camera dei Deputati quello che avveniva. Ecco, vedete, è importante ricordare anche questi aspetti, perché siamo stati l'unico partito che sulla questione Forteto ha chiesto il commissariamento del governo, e anche su quello il Partito Democratico se ne è lavato le mani, ha lasciato perdere, ha detto di no. Siamo stati l'unica forza politica che ha portato in Parlamento quella questione, una questione gravissima, e anche su quello il Partito Democratico ha detto di no. È una cosa che, a mio avviso, è di una gravità inaudita, e bene ha fatto Giorgia Meloni, bene ha fatto Giovanni Donzelli a sollevare la questione. Questioni, ripeto, che non rimarranno sotto traccia, questioni che saranno prioritarie rispetto anche all'agenda politica che intendiamo affrontare sul territorio,
Io ringrazio Giorgia, ringrazio i congressisti, auguro buon lavoro a tutti. Viva l'Italia, viva Fratelli d'Italia.